I bambini delle scuole elementari in piazza Gasparri per dire no alla mafia. L'iniziativa è stata organizzata dai carabinieri del gruppo Ostia nel corso della settimana della legalità. Abbiamo scelto piazza Gasparri perché appunto il simbolo, o meglio, è il luogo che viene identificato come la piazza della malavita, del malaffare. E oggi con questa dimostrazione vogliamo appunto attestare che è un luogo di tutti i cittadini onesti, di tutti i bambini, di tutti gli adolescenti, sperando di lanciare un segnale di legalità forte in questo luogo bellissimo che ne ha davvero bisogno. Abbiamo scelto l'istituto comprensivo Amendola Cuttuso perché appunto è l'istituto che racchiude il bacino d'utenza dei quartieri popolari di Ostia. In quella che è comunemente considerata la roccaforte dei clan, i carabinieri sono scesi in piazza al fianco dei bambini delle scuole per proporre un modello alternativo a quello a volte più semplice della strada. I bambini come hanno risposto a questi incontri oggi, che hanno detto che venivano qui appunto a vedere l'iniziativa? Tanti di loro proprio entusiasti, per loro è stata proprio una gioia. Un bambino si è portato dietro la penna perché dice: maestra, mi posso far fare l'autografo dai carabinieri? E loro, dicendomi, dato che io non sono di qua, maestra, è una piazza un po' brutta, oggi l'hanno vista in questo modo, mentre arrivavamo erano felici. E quindi gli abbiamo chiesto, abbiamo detto loro: se voi imparate a rispettare, andate a giocarci spesso, vedete che le cose cambieranno, quindi, perché per loro comunque era un punto d'incontro anche per i loro genitori, quindi sono rimasti molto contenti. E loro, come parlando anche a scuola con voi, come vedono quello che, come sentono quello che si dice di questa piazza, di questa zona, soprattutto nell'ultimo periodo? Tanti di loro, diciamo che forse parlano per il sentito dire, non perché hanno vissuto realmente quella cosa, e quindi è proprio quello che noi vogliamo togliere dalle loro menti, perché una deve vedere con occhi nuovi, quindi andare avanti senza ricordare le vecchie cose. Qualcuno magari sente dire, poi noi cerchiamo di mettere in chiaro bene quello che è successo, e in questo modo si tranquillizzano. Nell'incontro è stata ribadita la centralità della stazione dei carabinieri, che deve essere considerata luogo di accoglienza e di ascolto per chi ha bisogno di aiuto, come ha ricordato anche la presidente della decimo municipio di Pillo. Il messaggio che deve passare è proprio questo, che se loro già fin da piccoli devono capire che se c'è qualcosa che non va e se si vede qualcosa che non va, va denunciata. Un modo per mostrare anche l'altra faccia della medaglia in una piazza nota alle cronache solo per spaccio di droga, risse e furti, e mostrare che il cambiamento è possibile grazie anche alla collaborazione tra scuola e istituzioni, fondamentale per sviluppare il senso civico delle future generazioni.